Halloween è una delle mie feste preferite. A voi piace Halloween? A me tantissimo, mi piace tutti questi mostriciattoli in giro per il mondo. Se anche a voi vi piace Halloween, mettete like a questo video. Adesso fatelo, dai, 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 dai! Allora io oggi però, visto che sarei vicino a Halloween e io devo essere spaventosa, invece guarda quanto sono carina, devo diventare più spaventosa. E allora proverò il mio outfit di Halloween! Oh, mi raccomando, voi votate quello che vi piace di più, eh? Io però, per provare che quello che piace di più, ho bisogno dei miei giudici. Chi chiamo, chi chiamo, chi chiamo? Nicola e Cesare. Nico, Cesare, venite, correte! Dovete fare i giudici, perché mi vesto da Halloween, dovete dire qual è meglio, ok? Ecco, loro spontaneamente vengono subito a fare i giudici per l'outfit di Isotta. Allora, una cosa importantissima. Se siete iscritti a sto canale, è importante questo. E commentate una cosa, se voi scrivete voglio i saluti per e scrivete il nome di una persona, io il lunedì faccio tutti i video di saluti a chi scrivete, anche se volete fare auguri di buon compleanno, gli faccio la canzoncina, quei tanti auguri, atti, capito? Ma adesso mi devo subito andare a cambiare. Allora fatemi sapere che ne pensate dei miei vestiti di Halloween. La scimmia assassina. Vado. Nico, ti sei preparato? Io non ho capito, che vuole sta scimmia? No, vuole che noi facciamo i giudici per... Si cambia, si prova i vestiti di Halloween e dobbiamo votare l'outfit più carino, più spaventoso, non lo so, adesso... Cerchiamo di capire quale può essere il metro di giudizio. Secondo voi deve essere più carino o più spaventoso? Secondo Cagì? Questa mi ha svegliato all'alba. All'alba? Sono le 11:30. Io che ho detto? Hai detto all'alba. Le 11:30 che ne so all'alba. Capito. Ecco. Questa cavolata di Halloween. Di Halloween, che è Alvin? Io che ho detto? Allora, ok, va benissimo. Sono cose che devo... Si sta cambiando. Sì, adesso si sta cambiando, adesso verrà fuori con il primo vestito e noi dobbiamo dire se questo outfit secondo noi va bene oppure no. Ok, outfit numero uno, la dottoressa assassina. Bello, mi piace però, mazza, questa è... È la calce, Nicola, la calce della morte. Che te ridi, Nico? Rischi, rischi, si dà... Ah! Ti ho messo paura? No! Ah! Adesso? No! A voi mette paura questo vestito? La dottoressa assassina. Quando vi così, ecco. E vado a banana scherzetto a tutti. Aia, aia, aia! Aia, aia, aia! Ma continui? Dici aia, io sono assassina. Vai, andiamo a vedere Cesare, che ne pensi? Mamma mia, quanto sei brutta! Cioè, sei bella, sei brutta, bella! Cioè, Halloween, se uno è brutto, è bello, capito? La fregatura. Mi piace, soprattutto la farce, ok? Brava! Questo per me è sì. E adesso andiamo, outfit numero 2. Vado. Va a preparare un altro outfit. Questo era carino, devo dire. Voi è piaciuto? Scrivetelo nei commenti. Andiamo, aspettiamo l'outfit numero 2. Andiamo con il secondo outfit. Sei pronta? Eccomi, Nicola, eccomi. Questo fa veramente paura. Vediamo un po' quanto fa paura. Ta-da! Che te ridi? Mazza, quanto sei brutta! E questo è la maschera, che lo dico. Non è che mi sta tanto bene questa, eh? E questa è di Alessandro, cioè credo che non ti sta bene. Dico, riesco il cagnaccio. Che te ridi? Oh, non ti riesco a cagnare. Magari leva questa. Oh, ecco, guardate quanto sono paurosa anche così. Insomma, dai. Allora, sto fantasmino è molto carino. Molto carino, molto... deve essere carino, deve essere pauroso. Tu con sto mantello... Sono Dracula. No. Mi dico, i denti? Non ce l'hai i denti da Dracula. Però, capite che questo qua, vedete le mutande. Ma dai, no. Allora, a voi piace questo outfit? Scrivetelo nei commenti. Per me, meglio quello di prima. Ok, questo secondo è arrivato. Certo, tu due. Ok, Cesare? Che te devo dire? Questo, boh,
Non è che fa tanta paura, è sto fantasmino che è carino davvero, davvero davvero carino. Se te devo dire che fai paura, però non mi fai paura. Prima mi facevi paura con quella farce. Adesso non mi fai paura. Ok, accetto le critiche. Però quella maschera di Insomma di Conga ci aveva paurosa. Ma tanto questa la deve mettere Alessandro, la mette così. Dico, tu questa maschera sei migliorato. Ma non è vero. Oh, va bene, andiamo con il terzo outfit. Andiamo, vado. Sta sfida è un po' particolare. Era carina, però era buffa. Allora, oh, voglio sapere una cosa. Voi da cosa vi vestirete ad Halloween? Scrivetelo un po' nei commenti. Sono molto, ma molto curioso di saperlo. Fatecelo sapere, eh. Andiamo a vedere il terzo. Amico, stavolta tengo in tua paura, eh. Vediamo, Vieni, vieni. Eccola qua, signore e signori. Il terzo. Ah, bello questo. Terzo outfit di... Ta-da! La stregotta, Isotta la stregotta. Carino, Come carino! No, è vero, un po' strega già come carattere. Che vorresti di? Che vorresti di? Niente. Però devo dire, ci sta, questo mi piace. Mi piace. È la strega. Questa è la divisa che usiamo negli spettacoli quando facciamo il medievale. Ecco. Eh sì, la strega sono medievali, dico. Un pochino ci sta come connessione. Guardatela tutti ragazzi, ditemi se secondo voi Isotta è veramente terribile. Le streghe ridono così. Sono Isotta la stregotta. Cesare? Questo mi piace, sì, è del mio gradimento, mi piace cara Isotta, hai fatto un bel lavoro, questo proprio mi piace, devo dire la verità. Mi piaceva anche il primo, non mi piaceva tanto il secondo perché non mi faceva paura senza la maschera. Invece questo mi piace, il primo mi piaceva e questo mi piace. Allora, benissimo, allora voi votate quale secondo voi è l'outfit migliore per questo Halloween per Isotta. Io già un'idea me la sono fatta. Voi scrivetelo nei commenti, votate 1, 2 o 3. Iscrivetevi al canale e mettete like a questo video. Esatto, se volete saluti per voi o per qualcuno scrivetelo nei commenti e soprattutto fateci sapere da cosa vi vestite Halloween. Ecco, perché ci interessa molto. Oh, io secondo voi da che mi posso vestire per Halloween? È che fa diventare spaventosa una figura bella come me è veramente difficile. Ma so bello forte, ammazza quanto so bello. So proprio bello. E come fai a far diventare mostro uno così bello? Ma è difficile. Da Nicola, da Isotta e da Cesare è tutto. Grazie per aver visto questo video. Ci vediamo al prossimo video.